le intrepide figlie di Eva. Storie di donne della Bibbia. Un programma di Lia Rocco. Eccoci a un'altra donna e a un'altra storia. Maria di Magdala, la donna sulla cui identità si sono consumati diversi equivoci. La donna prima testimone della resurrezione. La donna apostola degli apostoli. Nel calendario del Santo del Giorno della Chiesa Cattolica, il 22 luglio si ricorda Santa Maria Maddalena. Anche le chiese d'Oriente, da quelle ortodosse bizantine alle Sire, fino alle copte d'Egitto e di Etiopia, ricordano in questa data la figura di Maria Maddalena. Ma chi era davvero Maria Maddalena? La figura di Maria Maddalena è diventata lo stereotipo che la inchioda come una prostituta redenta da Cristo. La sua, come scrive il cardinale Gianfranco Ravasi, è certamente una storia di equivoci che si sono consumati a diversi livelli. Sicuramente Maria Maddalena è stata una delle discepole di Gesù. La sua storia inizia a Magdala, un villaggio di pescatori sul lago Tiberiade. E si conclude al sepolcro, dove, poche ore prima, era stato deposto il corpo esanime di Gesù. La prima volta la incontriamo nel Vangelo di Luca. Siamo al capitolo 8. Egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. Vi erano con lui i 12 e anche alcune donne che erano guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre. Esse li servivano con i loro beni. E siccome da Maria Maddalena erano usciti 7 demoni, espressione che nel linguaggio biblico poteva indicare un gravissimo male fisico o morale, ecco che la tradizione perdurante fino ai nostri giorni ha fatto di Maria Maddalena una prostituta. Ma Maria Maddalena viene identificata anche nell'anonima peccatrice che sempre nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, incontra Gesù nella casa del fariseo. Maria Maddalena diventa la peccatrice che si presenta in casa del fariseo e si rannicchia ai piedi di Gesù, li bagna con le sue lacrime, li asciuga con i suoi capelli, li bacia
e li cosparge di olio profumato. Maria Maddalena è la discepola indemoniata o la peccatrice? Ma l'equivoco sull'identità di Maria Maddalena non è ancora finita. C'è un'altra Maria che entra in scena, la sorella di Marta e Lazzaro. La incontriamo sia nel Vangelo di Luca al capitolo 10 che nel Vangelo di Giovanni ai capitoli 11 e 12. Anch'ella si siede ai piedi di Gesù, lo ascolta, unge i suoi piedi con un profumo molto prezioso, suscitando scandalo. In tutte queste scene scandalose per la morale di allora, Gesù è categorico. E al fariseo che si scandalizza risponde: «I suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato». E ancora, a Marta che gli chiede di costringere Maria ad aiutarla: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti preoccupi di troppe cose. Una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore che nessuno le toglierà». E ancora a Giuda, che gli chiede conto e ragione dello spreco di Maria: «Lasciala fare. I poveri li avrete sempre con voi. Me invece non mi avrete sempre». Maria di Magdala la incontriamo ancora in tutti e quattro i Vangeli, ai piedi della croce e davanti al sepolcro. Nel Vangelo di Giovanni il racconto è più completo. Maria di Magdala si reca al sepolcro di buon mattino, vede la pietra scostata dal sepolcro, corre ad avvertire Simon Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava. I due discepoli corrono al sepolcro, entrano, vedono le bende a terra e il sudario ripiegato a parte. Non comprendono. Non credono che lui sia risuscitato dai morti. Poi se ne tornano a casa. Maria resta presso il sepolcro, a piangere, curva, guarda verso il sepolcro e vede due angeli che le chiedono il perché del suo pianto. Lei risponde che piange perché non ha trovato il corpo del suo Signore e non sa dove l'abbiano portato. Quindi si volta e vede un uomo che scambia per l'ortolano. Anche costui gli chiede la ragione del suo pianto. Maria Maddalena è confusa. Rivuole il corpo del suo maestro. E l'uomo la chiama: «Maria!» E solo allora, al sentire il suono della sua voce, lo riconosce e lo chiama: «Rabbuni!» Forse tenta di abbracciarlo, perché Gesù le dice: «Non tenermi così, perché non sono ancora salito al Padre». E poi ancora: «Vai dai miei fratelli». E Maria di Magdala va ad annunciare ai discepoli: «Ho veduto il Signore». Scrive Enzo Bianchi in Gesù e le donne, edizione Einaudi: «In quell'incontro con il risorto, Maria di Magdala è subito resa apostola, inviata ai discepoli, ai fratelli di Gesù, per portare loro l'annuncio pasquale. A Maria Maddalena Gesù affida l'incarico di farsi apostola degli apostoli». Chi era Maria Maddalena? Ecco l'equivoco di cui parlavo all'inizio. La sua figura, secondo la tradizione occidentale, nasce dall'unione di tre identità femminili che compaiono nei testi evangelici:
Maria di Magdala, da cui Cristo fa fuggire 7 demoni, Maria di Betania, sorella di Marta e di Lazzaro, e la peccatrice anonima che, in casa del fariseo Simone, bagna delle sue lacrime i piedi di Cristo, li asciuga con i suoi capelli, li copre di baci, li unge con l'unguento. Maria di Magdala, Maria di Betania è la donna innominata. 3 donne diverse o un'unica identità? Per la Chiesa d'Oriente il problema quasi non si è posto perché sono state sempre considerate 3 identità diverse. L'Occidente le ha quasi subito riunite, riconducendo le 3 identità nell'unica Maria Maddalena. È uno strano destino quello di Maria Maddalena. Da prostituta a prima testimone della resurrezione, grazie a quel riconoscimento che le viene dal suo maestro, Gesù, che davanti al sepolcro la chiama Maria. Naturalmente, e non poteva essere diversamente, la figura di Maria Maddalena ha scatenato la fantasia di scrittori, poeti, pittori, scultori, musicisti, cineasti. Io voglio lasciarvi con le parole di Margaret Jursenar, che nel suo Fuochi dà voce a Maria Maddalena basandosi su una tradizione menzionata nella leggenda aurea che faceva della Maddalena la fidanzata di San Giovanni, da lui abbandonata per seguire Gesù. Leggo da Fuochi, edizione Nuovo Portico Bompiani, la parte finale del monologo dal titolo Maria Maddalena o della salvezza. Di fronte alla passione ho dimenticato l'amore. Ho accettato la purezza come una perversione peggiore. Ho lasciato che Marta si affaccendasse al mio posto per non staccarmi un attimo dal mio Dio. L'ho amato tanto che ho smesso di compiangerlo. Ho accettato di vederlo morire. L'ho visto coricarsi sul letto verticale delle sue nozze eterne. Ho assistito al terribile annodarsi delle corde, al bacio della spugna, al colpo di lancia del soldato. Un vento di morte scavava il cielo. Il mondo si inclinava dal lato della notte, trascinato dal peso della croce. Invano ho tentato di consolare l'unica madre che abbia concepito un Dio. Alzarono scale. Tirarono corde, ci consegnarono un Dio pronto ad imputridire nella terra della tomba. Alcuni soldati romani ci aiutarono a chiudere l'ingresso del sepolcro con una pietra da macina. Passai la notte a scegliere lenzuola di lino e profumi. All'alba mi recai presso il sepolcro. La pietra da macina era spaccata. Dall'alto in basso. Dio si era alzato dalla morte. Dalla tomba disfatta pendevano le fasce con cui era stato avvolto. Urlando, uscii fuori, alla ricerca dei rapitori di Dio. Un giardiniere curvo stava sarchiando una aiuola. Alzò la testa. Ed io caddi in ginocchio, invasa da quel dolce tremito delle donne innamorate. Il pallore della morte non lo aveva abbandonato. Protesi le mani per toccarlo, ma ebbi la sensazione di appoggiarmi ad un cristallo. Il mio maestro
era transitato dall'altra parte dello specchio del tempo. Ero di nuovo più vuota di una vedova, più sola di un'abbandonata. Finalmente misuravo tutta l'atrocità di Dio. Dio non mi aveva soltanto rubato l'amore di una creatura. Dio aveva preso le mie nausee di gravidanza, i miei sonni di donna che ha partorito, le mie rughe di vecchia, la tomba in fondo all'orto dove i miei figli mi avrebbero distesa. Dopo la mia innocenza, Dio mi ha sottratto i peccati. Non ho ricevuto che una briciola dell'amore infinito, e tuttavia mi ha salvata. Grazie a Lui, di ogni gioia, io non ho avuto che la sua parte di pena. Sfuggo alla ripetitività della casa e del letto, al peso morto del denaro, al vicolo cieco del successo, alle soddisfazioni dell'onore e al fascino dell'infamia. Ho fatto bene a lasciarmi sbattere dalla grande onda divina. Non rimpiango di essere stata rimodellata dalle mani del Signore. Egli non mi ha salvata né dalla morte, né dai mali, né dal delitto, poiché è grazie ad essi che ci si mette in salvo. Mi ha salvata dalla felicità. La storia di Maria Maddalena, chiunque essa sia, ci dice che dovremmo avere il coraggio di lasciarci attraversare dall'amore e dimenticare offese, inganni, livori, invidie, gelosie, rancori, insomma, le mediocrità del quotidiano. Lasciarci attraversare dall'amore e amare tutti gli altri. Gesù, nella sua vita terrena, instaura una relazione vitale con le donne che incontra nel suo cammino. E dal saper fare, amare, dare delle donne, attinge per molte sue parabole. È una delle più belle, che racconta della dignità delle donne. La troviamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 13, versetto 33. Il regno di Dio è come il lievito che una donna impasta fino a che l'intera farina non è lievitata. Riuscire col nostro fare a lievitare il cuore degli uomini e delle donne e quindi a trasformare il mondo. Che bel compito per tutti noi, donne e uomini del terzo millennio. Come al solito, vi abbraccio e vi auguro buona settimana.
Avete ascoltato Le intrepide figlie di Eva, storie di donne della Bibbia, un programma di Lia Rocco, con la collaborazione tecnica di Provvidenza Maria Mogavero e Mariangela Pupillo. Le musiche sono tratte da Klezmer Israel, The Mixer for Your Mind, e Hermosa di Madi Composer.